quel tuo modo di guardarmi. Rispetto a quelle che sono le problematiche più frequenti, tipo ho il cane che mi sporca in casa, ho il cane che mi rosicchia e mi distrugge tutto, ho il cane che piange e si dispera ogni volta che viene lasciato a casa da solo, esiste una risposta, e questa risposta è il kennel. Il kennel significa letteralmente canile. Noi per kennel intendiamo il trasportino o la gabbia. Il kennel non è una prigione, il kennel non serve per tenere il cane fuori dalle palle e il kennel non è un sistema di comodo per le persone che non hanno voglia di educare il proprio cane. Il kennel è e deve essere una tana sicura, un luogo tranquillo in cui il cane può riposare serenamente senza essere disturbato, un luogo in cui il cane si sente al riparo. I lupi scavano le tane, fanno la stessa cosa ai cani selvatici e fanno la stessa cosa alcuni cani domestici di tipo primitivo. Esiste una razza canina che addirittura viene denominata Canham Hall proprio perché scavano buchi e si rintanano. Il kennel è quindi lo strumento più adatto a soddisfare questo tipo di bisogno del cane, no? Infatti è chiuso sui tre lati e aperto davanti, in modo che il cane possa stare realmente sereno, perché sui due lati e alle spalle non arrivano pericoli e minacce, e sul davanti può controllare la situazione. Per cui, soprattutto per i cuccioli, un luogo sicuro significa sopravvivenza in natura. Quindi davvero il kennel è un luogo in cui il cane può stare realmente sereno e tranquillo. L'obiezione più comune di solito è ok, però in natura i cani, insomma i cuccioli, non sono chiusi dentro la tana, possono entrare e uscire quando vogliono. Sì, gli esemplari adulti escono ed entrano liberamente dalla tana, i cuccioli stanno in tana e ogni volta che provano ad uscire la mamma li ricaccia immediatamente all'interno. Idem funzionerà poi così per i nostri cani, quindi noi da cuccioli li abituiamo al kennel, poi da adulti saranno loro a sceglierlo se abbiamo fatto un buon lavoro. È ovvio che se noi prendiamo un cane che non ha mai visto un kennel e lo chiudiamo lì dentro per ore e ore e ore, è ovvio che questo cane non avrà mai una visione positiva del kennel. Bisogna abituare il cane gradualmente. Io ho riassunto in 11 punti come abituare gradualmente un cane al kennel. Allora, in primis bisogna posizionare il kennel in un posto tranquillo, lasciarlo sempre aperto, lasciare che il cane vi entri e vi esca liberamente senza mai chiuderlo, annusandolo e imparando a diciamo vedere questa presenza all'interno dell'ambiente domestico, e all'inizio possiamo incominciare a somministrare cibo e acqua all'interno del kennel. Punto numero 2, all'interno del kennel aperto far giocare il cane. Step numero 3, all'interno del kennel aperto dare con masticchini e giochini di attivazione mentale al cane. Step numero 4, chiudere il gioco preferito del cane piuttosto che del cibo all'interno del kennel e lasciarne il cane fuori. A quel punto lì sarà il cane che insisterà per voler entrare nel kennel a prendersi, insomma, il suo cibo piuttosto che il suo gioco. Step numero 5, chiudere il cane all'interno del kennel durante il pasto e poi riaprirgli immediatamente dopo. Step numero 6, chiudere il cucciolo in kennel in tutti quei momenti di riposo, quindi quando il cucciolo è stanco, che normalmente si butterebbe su un tappeto da qualche parte a riposare, lo si prende e lo si mette in kennel.
Step numero 7, allungare i tempi di chiusura gradualmente. Step numero 8, importantissimo, sempre, sempre, sempre chiudere il cane in kennel quando è stanco, quando ha fatto attività, mai quando è pieno di energie. Step numero 9, mai aprire il kennel quando il cane piange o abbaia, perché altrimenti diventa un atteggiamento funzionale e quindi il cane abbaierà sempre di più per farsi aprire. Mai disturbare il cane, step numero 10, quando è in kennel, quindi in questo dobbiamo avere pazienza e dobbiamo insegnarlo anche ai bambini se li abbiamo in casa. Punto numero 11, mai andare a prendere il cane fisicamente quando è all'interno del kennel, quindi sempre chiamarlo fuori. Una buona e graduale abituazione al kennel rende i cani molto più sereni. Oltretutto solleva i cani dalla responsabilità di difesa del territorio, che è una cosa che mette loro molta ansia, soprattutto per un cucciolo. Noi in realtà siamo soliti lasciare i cani liberi per casa pensando, poverino, già è da solo, già è chiuso, almeno ha un po' di spazio in cui girare. In realtà i cani più hanno spazio, più per indole tendono a controllarlo, no? Quindi per i cuccioli e per alcuni cani diventa molto stressante, per quello che il cane piange, abbaia, distrugge, non è per fare dispetti, non è per noia. Spesso e volentieri è proprio una questione di ansia, di dover controllare un territorio troppo grosso per loro. Il kennel gli dà proprio, li solleva da questo tipo di responsabilità che il cane non ha e non deve avere e li rende davvero tranquilli. Oltretutto il kennel è il metodo più sicuro per trasportare i cani in auto.